sedia. Che ho fatto? Peggio per peggio. Ah. Ho solo 18 manovre fatte, quello del Tai. E dai, carichiamola. Eccoci qua, sono ritornato. Buonasera agli amici che in questo momento si stanno collegando sul canale Twitch Dub Logistica 1. Qui questa sera c'è con me il grande amico Gatto Picchio e l'altro amico che si chiama, scusami, Paolo. Paolo della ditta, facciamo buono di pubblico. King, perfetto. Ok. Allora, comunque siamo anche in live sul canale Renegade. Esatto, in contemporanea la live è anche sul canale Renegade e a breve saremo in live anche sul canale Facebook di Marco Gamer. 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Che ha detto, benvenuti. Che aveva detto di partire alle 5:10. Perciò mi sa che sta ritardando. Vabbè, per problemi di famiglia. L'importante è che che c'ho i parenti a casa. Ah, e vabbè, allora quello è un impegno importantissimo. Ma non è il impegno se mi siete accorti. Causa di forza maggiore. Sei mica Donino. Ah, Donino. Ciao raga. Oui, buonasera, ciao. Carissimo. Allora Donino, siamo siamo in live sul canale Renegade e Dub Logistica. Se vuoi seguirti da solo. Io... Se vuoi vederti su Twitch. Non ho neanche Twitch, vedi tu. In replica su YouTube. Essere senza Twitch. Allora, ragazzi, scusate, siete sul server 1? Sì. Okay, siamo a Parigi. Sì, già so, io avevo già preparato il profilo oggi. Okay. Quindi torno al lavoro, quindi già so pronto. Avevi fatto già il carico? No, il carico no, ma avevo già preparato il trattore con il semirimorchio, già ero arrivato lì all'IKEA, diciamo, così ho detto. Ah, perfetto. E io poi ho lavorato pomeriggio, quindi ho fatto mossa sparecchiando mia moglie, io ho salvore. La nonna non sta viaggiando. E allora salutiamo la signora, non so se ci sta ascoltando, buonasera, grazie per averci concesso. Fabrizio da Bruno sta ospitando la diretta, zero ospiti entrati nella diretta, benvenuti. Grazie a tutti, buonasera, benvenuti, grazie per l'hosting e per la vostra presenza. Le mogli e le compagne. 1RGK539 ha effettuato un raid. Uno raid si è entrato nello stream. Benvenuti. Ma ci manca. Un bel po' di gente. Manca, per adesso manca Marco. Sì. Fabrizio da Buno ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Sì. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuti alla live. Grazie. A breve ripartiremo. Che stai in attesa. Ok, no, sono offline di nuovo. Sì. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie a tutti, buonasera. Grazie per il follow e per i raid, eccetera, eccetera. Benvenuti sul canale. Così faccio prima. Eccoci qua. Allora, ecco, intravisto Aaron. Aaron il terribile, ammirate la possente. Rock and roll. Rock and roll. Rock and rolling per esistere. Quello di Scialpi. Non ricordi quello chi è? Scialpi. Scialpi. Giovanni Scialpi. Ma tu sei già dentro a per uno dietro di me, sei tu Fabrizio? Sì, sono io. No. È Fabrizio Dab. Sì. Sì, confermo. Ma siamo solo dei tre? Per il momento sì. Io sono offline. Io quasi. Vabbè, Fabrizio, vieni con me. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raider si è entrati nello stream. Benvenuti. Partire,
Ah, siamo... ok, allora prendi il prendi, carico. Prendi il casomai, prendi il carico. Sì, 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 vabbè, poi strada facendo e vado. E fixi. No, no, fixi. Okay. Sai come si fa? No. Allora. Vabbè, ma tanto non è importante. Y, il tasto sopra l'8 del tastierino numerico e poi fai F, I, X. Che fa? Ti risistema almeno il cap. No. Lo puoi fare. Ma come sono scelti? Dove? Eh? Che cnona si è trovato, non ci credo. Non ci credo. Grazie. Di questi cazzo. Madonna. Però devi farlo col carico quando hai preso il tuo carico. Col carico messo. Sono la ICA. Scusate, dov'è che eravamo di avanti? Che non mi ricordo. Bratislava. Prosped. Ragazzi, stasera sto con l'Australis. Oh, bravo, ha vinto Australis allora. Stravinto. Stravinto. Volevo metterti, volevo partecipare al sondaggio, ma non riuscivo a metterti il like, quindi poteva partecipare al sondaggio. Tranquillo, tanto sia sta anche su sul canale Twitch oppure su tu non c'hai YouTube Facebook, giusto? Sì, sì. Ah, ce l'hai, ok, vabbè, tanto c'ha. Vabbè, ha detto che non c'ha Twitch. Ah, non c'ha Twitch, vabbè, ma tanto i video nostri li può vedere pure se non ha un account. Io potessi pure fare una copia per lui e mettergliela su Facebook, però sì. Io non ho scaricato il programmino per i carichi. Ah, e mo come fai? Al limite sono un'altra volta, mi faccio un girotto a vuoto, vai, va bene, disponibile immaginabile. Prova a vedere se trovi qualcosa a livello intermedio. Sì, l'altra volta abbiamo trovato qualcosa in... O provo a dirti, allora, noi passiamo per Reims, poi la città, vedi, Reims, Metz, Metz, Strasburgo. Dimmi le città che vedi, io ti dico se sta più o meno sulla tratta. Allora, vedi quelle che trovi lì all'Ikea, va. All'Ikea per me non, come carico non avevo niente. Allora, Reims, Metz, Lussemburgo. Reims ci sta. Allora, ciao. Buonasera Manuel, sì, ti aspettiamo. Anche perché mancano ancora altri componenti. La tratta è Parigi. Bratislava. No, ho già preso il carico tutto, è un attimo a riparare il carico. Per riparare il carico. Siamo fermi all'Ikea qui. Ti aspettiamo. Ah, non vieni. Ah, vabbè. E te... ci fai compagnia Manuel che è in live qui, è passato nel canale. Manuel RCR. Sì, CRC. Targato Italia, che è una radio locale campana. Io sono qui fuori dall'Ikea, eh. Quando arrivate, partì. Ma l'Ikea dove? Aspetta, sono buonasera. In autentificazione. Buonasera Marco, ora ti ho visto sul puntino. Sera Marco. Allora ti aspettiamo, dai, ti aspettiamo e partiamo insieme. Server. Sì.
Io mi sono anticipato un pochettino stasera a prendere il carico, ho detto almeno quando arrivo non si crea il famoso collo di bottiglia che ognuno deve andare a prendere il carico. Ho detto già arrivo là, già bello e mangiato e caricato. Costa più già. Bratislava, allora ti dico subito. Bratislava, sì. Non parcheggiamoci lì che c'è poco spazio, seguitemi. Dobbiamo aspettare Marco, è lui che deve aprire la fila. Quindi prendo un parcheggio, ma sono per posto, c'è poco spazio. Guarda, c'è questo parcheggio che sta qua da me, vicino da me, che non collige. Ok, arrivo allora. Non so chi c'è, mo guardo un attimo. Vedo un pallino verde. Io vedo un pallino arancione, perciò. Ah no, è qualcuno che sta a caricare. Sì, King Logistics. Io sto sulla strada, però se qualcuno si vuole parcheggiare, questo qui al lato a me è non collision. Allora entriamo in quel parcheggio là, tanto se no collision area. Ok. Ma se tu ci prendiamo un appuntamento domani quando ti pare, ti do il link e lo facciamo poi insieme. Già il Marco aveva provveduto al link per. Lo so. E io infatti quello ti passavo, Non ho aperto proprio io il link. Non è che io te ne passavo un altro. Quello ti passavo. Sono proprio impegnato, non mi sono proprio impegnato a. Cioè mi è mancato proprio il tempo materiale. Bene. Che non è difficile scaricarlo, Ma che cosa? La cosa più difficile può essere dopo installarlo, impostarlo, capire come cacchio si usa, quello sì. Ragazzi, però di cosa state parlando? Di cosa state parlando, ragazzi? Dei virtual, tranquillo. No. Che c'ha il tuo link, però non gli è andato, non gli andava di scaricare. No, non mandava, non ho avuto modo. Ho capito, sto scherzando. Omonimo. Ma perché dice tutto io? Sto pigrone di Antonio. Ai, come dobbiamo fare? Aspetta che mi stappo una birra, ragazzi. Che io continuo a non sentirlo, Antonio. E io ti sento benissimo. Il microfono. Oggi Antonio si sente pure troppo. È perché non c'è nessuno. Aspetta che. Ah, ho messo la birretta in ghiacciaia. Ottimo! Oh, e quindi ci offri la birra stasera. Veramente la birra c'ho un. Noi ci abbiamo diciamo un gruppetto, siamo una decina e tramite un amico nostro prendiamo birre artigianali da tutta Europa. Ma c'è con tutte birre particolari che difficilmente puoi tu ne farlo, solo che. Mamma mia, appena in tempo sono arrivato per inquadrarlo. Ha visto pure te? Sì, è questa macchina qua che mi ha colto prima. Ma questa già trovata, sta 131. Sembra 131. Questa qui pure prima quando sono venuto a caricare mi ha accompagnato all'IKEA e poi se n'è andato. È simpatico, a parte questa ultima gaffe che ha fatto. No, veramente, prima mi ha accompagnato all'IKEA qua quando sono venuto a caricare, poi se n'è andato. Fa una specie di pilot. Devi caricare, devi metterti in coda. Sono io il ritardatario. No, mica sei ritardatario. Paga lui il caffè all'autogrill allora, dai.
Quindi la connessione sembra anche andar bene. Ottimo, quindi non laghi stasera. Ma voi sentite bene a... No, io lo sento basso, bassissimo. Ecco, quindi pure adesso ricomincio a sentire. Il microfono vicino alla bocca. aspetta, proviamo ad alzare un po' il volume di Antonio. Chi non lo sente dovrebbe essere il volume selettivo. Ora provo a modificarlo pure io. Io mi sento benissimo. Tonino, allora, volume utente. Io prima ti sentivo abbastanza bene. Io ti sento un po' basso. Ragazzi, volete un consiglio da me? Allora, entrate nel Discord. Andate sull'account di Tonino, tasto destro, volume utente, lo mettete a 140, a 150. So. Ma che 150? Che poi spacca in live. No, è se lui... Io ho dovuto abbassare tutti perché sennò spacca in live. Se lui esce... Ma infatti tu devi abbassare il generale del Discord. Però poi ti devi andare a bilanciare, è come il mixer audio, è la stessa cosa. Lo abbassi al master ma aumenti il volume singolo del canale singolo. Ma dove faccio? Nelle impostazioni audio di Discord, nelle impostazioni generali, abbassi il volume e poi nella chat vocale aumenti... Allora hai capito Fabrizio? No, non sono riuscito a sentire. No, prima ti ho detto, ho dovuto cambiare ancora a te. Ah, aspetta. Quella che mi aveva andato non andava bene. Alla fine ho comprato Paolo, quella che avevo fatto vedere. Ma come ho mandato adesso? Ah, infatti, vedi come ti trovi. Che ribaltone ha fatto questo. Ma questo deve essere uno standman, questo con la macchina. Si è ribaltato un'altra volta. Raga, abbiate pazienza. Sì, vai tranquillo. Allora, mo ti dico subito dove si trova. Poi mi sa che non lo posso fare io. Ho scelto una ditta un po' lontano. Vai tranquillo. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare la soluzione. Marco, ci sei? Sono a 45 km, sto arrivando. Ah, perfetto. Allora, nelle impostazioni apri Discord e vai dove sta la rotellina impostazioni utente. Allora, aspetta, apriamo Discord. In basso dove c'è il tuo, vedi, poi ci dovrebbe stare scritto qualcosa tipo voce e video, volume in ingresso, e decidi come meglio modificarlo, puoi aumentarlo o diminuirlo. Quindi se è troppo alto lo abbassi e lo metti a 90%, 80%. Sì, però ti sto dicendo che... Ah no, no, in ingresso, scusami, volume in uscita mi sa. È al massimo. Perché uscita, quello di destra, quello di destra, non quello di sinistra. L'ho dovuto mettere così alto perché se no non mi sentivo nel live, giusto? Però poi si è sorto il problema con... che sentivano troppo la gente e non sentivano il gioco, capito? Perciò ho dovuto mettere, dovuto abbassare uno per uno. E allora devi alzare il volume singolarmente alla singola persona come ho fatto io. Prova a mettere a quello di Antonio che è più basso, magari lo metti a 140, 150%, è come se ti incrementasse. Ma scusami, io se lo ce l'ho singolo utente. Sì, singolo utente. Se io Antonio ce l'ho, quanto ce l'ho a te? Sì. Vuol dire che non è un problema mio. Ma lui ti è un problema che di lui che si sente basso. Ma tu lo senti forte? No. E allora tu aumenti un po' il volume a lui, perché lui è basso. Il lineare ai baracchini, tu
tu accendi il lineare per farti sentire più lontano. Siccome lui ha la voce così, più di questo lui non può spingere, allora tu aumenti il gain, quello sul mixer, aumenti il gain solo del suo canale. Vediamo. Io così ho fatto. E lo sento un po'. Un po'. Mi sentite? No, vedi, lo sento un bastone. E giù? Pensavi, Vieni qua. Vieni qua. No, lui lo sento sempre più basso. Io più aumento e più basso. Strano. Ma tu come lo senti a lui? Sempre bassino. Allora. Antonio, dovresti provare a comprare magari anche quelle cuffie con il microfono a un prezzo basso. Perché. Ah! E allora non so, dovrebbe vedere lui l'impostazione 3. Ecco, come hanno detto, che andava bene, sono arrivato qua e ho iniziato a alzarsi il ping come se non ti fosse un domani, bene. Ho notato. Devi provare, Antonio, devi provare ad aumentare il volume da Windows, devi aumentare il gain del microfono. Io sento proprio basso anche le cuffie, cioè nel senso che ma io adesso... questo perché facevo fatica anch'io con quello. Io ho 100, cioè c'ho praticamente il volume sull'audio al 100%. Sento basso. Prova a vedere se ha provato a lui a me piazzare la... tutto quello di Discord. Anche se vado tipo su YouTube o quando gioco in single player o le cuffie. Ora sono bloccato. Anche se ho il computer a 100. Tanto basso proprio le cuffie, quindi secondo me o sono le cuffie che fanno schifo. No, e allora sono impostazioni come diceva Fabrizio, impostazioni di Windows. Ma sì che sono impostazioni di Windows di sicuro. Ma poi magari qualche mi ci devo mettere con calma E quello è molto semplice, devi andare su dove sta la tu che sistema operativo c'ha, Windows 10. Tasto destro. Allora, Sotto hai visto dove sta il signorino della connessione? Che dovrei uscire da... Alt tab. Non devi uscire, non devi uscire da giù. Alt tab. Sei? No. Cerchiamo. Sai dove sta Alt? Quello sopra il cancelletto? In fondo a destra sul desktop ci sta quello a connessione internet e ci sta l'altoparlante. L'altoparlante c'è al 100%. Perfetto. Clicca col destro e vai su impostazioni audio. Allora, apri impostazioni audio, sì. E là il volume master al 100%? Sì. Sì. Non lo so se... Però vedi, quando vado a... Trasmettono queste cose. Parlare, lo da proprio basso il... Adesso allora, l'impostazione del microfono. L'impostazione del microfono. Devo aumentare il gain, devi provare a metterlo a più 10 decibel. Allora, gestisci il dispositivo audio? No. Partiamo. Quando c'è anche... comunque Marco, Mi sentite adesso? Un po' meglio. Adesso? Adesso sì. Ecco, adesso c'ho il volume del microfono praticamente a proprietà dispositivo al 95%. Metti pure al 100 allora. Sì. Però, voglio dire, mi sentite basso comunque per essere al 100%. No, sentiamo bene. No, adesso ti sentiamo benissimo. Ho detto messi a 100. Ok, perfetto, allora, era quello il problema. Perché io te l'avevo detto qualche giorno, sistemiamo prima. Però poi... No, ma Marco si era proposto di... darmi una mano, solo che purtroppo Marco, ci sta di tempo.
Perfatto. L'importante è che adesso mi sentite bene. Io sono pronto, solo che Antonio sta rientrando, era fuori. Sì, 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 ero. Sì, poi sono uscito volontariamente. Forse. Vabbè, ma intanto non ho suonato la bottiglia là. Intanto. Vabbè, comunque io ero già lì. Comunque, io intanto dico le come ci mettiamo. Allora, Marco davanti, poi ci sta Paolo, poi ci sta Tonino, poi ci sto io e poi ci sta. Ma quanti siamo? Grande! Oli! Ma siamo pochini stasera. Lo so, che volevo fare. Quindi mi metto dietro a Paolo allora? Ho solo detto. No, vabbè, è che mi sono usato già oggi con. Ma c'era Barba Bianca, ma. E mi pare che stasera hanno comunque. Gli altri hanno fatto tutti i convogli. Perciò. Ok. C'è stato un altro convoglio, mi pare, di coso. Della Team Legend. Sì, perché li ho visti prima in live. Chi è sto Astra? Si è avvicinato uno e doveva entrare a marcia indietro contro attore. Quindi parto? Astra SHO. Sì. Allora, io ho detto come dovete fare. Primo Marco, poi Paolo, poi Tonino, poi io e poi Fabrizio. Mi vedete andare inizio? Abbastanza. Dai. Io vado appresso a sto Mercedes che è veramente bella sta combinazione di colori. Io li vico. Ma sei Auron, non è vero? Auron. Sì, 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 sto Volvo, il Volvone. Ma sto cacchio di rimorchio, ma dove l'hai preso? A me fa impazzire, perché? No. Non ti piace? No, vorrei capire dove l'hai preso, visto che è vuoto. C'è qualcosa sopra e io non lo vedo. No, no, non c'è nulla, non ho trovato carichi, niente, allora ho detto se dove viene a vuoto me lo faccio. Ah, ma è tuo! Sì, sì, sì. Ah, ok. Tutto è bellissimo, allora. Stupendo. Poi dietro al Volvo ci sta proprio bene. Io non so tipo da centine e da frigoriferi, capito? A me il carico deve pesare. Ah, ecco. Sei più da... A me il carico deve pesare. Sei più... Ma voi avete mai provato Snow... SnowRunner? No, ma l'ho visto giocare, è bello, ma è... Io ho provato un pochino SnowRunner. SnowRunner mo stava su Xbox Game Pass, ero tentato a scaricarlo, ma... Io ce l'ho il Game Pass. Ah, io pure. Però mi dispiace per te che c'è Xbox. Xbox Game Pass sul PC, no, credo. C'avevo questo lì. No, no, io non c'ho l'Xbox. No, sul PC Xbox Game Pass. Ah, sì. Anch'io. Ma ci sono i giochi di... su sto Game Pass, c'è Xbox Game Pass, ci stanno i giochi da che, allora, tutti i giochi che... vabbè, l'Xbox la fa la Microsoft. Sì, tutti, tutti i giochi che per Xbox, tutti compatibili per PC, e quindi tu pagando un piccolo abbonamento mensile. Adesso hanno aggiunto anche tutti lì Play. Non ho capito, Marco. Hanno aggiunto anche lì Play con FIFA, tutti quei giochi. Sì. Ando danno pure FIFA. Ando con sto volume mi stai facendo consolare, mi stai facendo consolare, come si dice dalle mie parti. Si sente bene. Ah, voglia. Oh, io vedo Marco e Paolo laggano di brutto, vanno a scatti davanti a me, perché so io che c'è la connessione che fa schifo. Adesso mi no. Ah, oh, ok. Adesso mi è sceso di... ma sai cos'è? Che stasera non la posso provare bene, perché c'è brutto tempo. Capito. Gatto picchio. Apro mod del lunedì, facciamo proprio chi guardiamo. Ma bello viaggiare in pro mod online, però io non l'ho mai fatto. Ho capito, però noi siamo dovuti scappare sull'arcade. Yeah. Sì, faceva. Cioè, laggava di brutto. Laggo ancora?
Sì. Anche gatto picchio qua. Ma io laggo? Io non è che laggo, ho qualche, da lunedì che c'ho qualche problema con il volante. Ah, capito. O so io che non riesco più a guidare, o si è allentato un pochettino. Io sono andato bene fino adesso, ogni tanto però ho sto alzamento di... Io vi vedo davanti a me. Ragazzi, io devo ricollegarmi un'altra volta perché non so, il server mi ha chiccato. Voi continuate, poi vi raggiungo io strada facendo. Che mi ha chiccato pure a me perché non vedo più nessuno. Sono offline. Però... mi ha chiccato a me che sono arrivato a 10.000. Devo riavviare il gioco qua. No, però sono online. Quindi vado piano. Però non vedo più nessuno. Io vedo solo Marco e Paolo davanti a me. Dietro non vi vedo. È perché il server è offline. No, Marco, dai. Fate una cosa, ragazzi, rallentate. Vediamo di passare a raggiungere pure da sì, 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 io mo come esco dalla rampa di accelerazione mi fermo direttamente sull'autostrada, diciamo. Ma voi andate a 70 km orari, non vi preoccupate, tanto io vi cerco di raggiungervi. Funziona sta linea, quando sto gioco da solo funziona bene, quando devo fare i cronovagli inizia... Ma vi siete fermati in curva per caso? No. Sì, Marco sì, no. Ah, Simulation 1 è offline, ragazzi. Si fermatevi tutti e passiamo al server di riserva. No, quindi okay. Non ero io il problema. No, no, infatti. Come si fa ad uscire? Sì. Infatti, allora vi fermate, diciamo, salvate okay. La partita e uscite okay. E andiamo tutti sul server 2. Ok, perfetto, dai, forse è meglio, sì. Ok. Cominciamo bene. Cominciamo bene. Perché ho visto adesso. Il nostro, il 2 è il server di riserva. Di riserva. Come cominciamo bene la giornata. Ah, è normale, è normale amministrazione qua. Paolo, sei tu? È tuo quel Mercedes nero bianco? Paolo, mi senti? Paolo era uscito. Ah, buon, fa niente. Paolo non c'è, è andato via. È andato via. Io. Ragazzi, qualcuno si è fermato sotto il ponte. Io. Ok, allora no, vado un po' più avanti. Ok, c'ho uno dietro. Allora, server 2? Giusto? Sì. Ok. Ma mi metto un po' più avanti del ponte. O ponte? Si dice ponte o ponte? Ponte. Ma mo c'è sta più gente sul 2 che sull'1. Sull'1 non ci sta nessuno. Sull'1 mi dicevo offline, mo che sto andando. Ok, adesso sono entrato. Ma io non vedo nessuno. Adesso sul 2 ti vedo, Aaron. Ah, io però mi mette in ghost mode. Ah, ecco qua siete. No, però. No, ghost mode è giusto. Ah, ok, ma. Dove siete? Io sono più avanti, mi sa, perché ti vedo a 500 metri. Quanti chilometri mancano a voi? Ok, ecco di là. 1227. Ok, arrivo, quindi eh? Devo... sto ancora parecchio dietro, ok. Comunque, Marco, il 190 è qualcosa di spettacolare, il Turbo Star. Come lo porto? Marco, mamma mia, vabbè, questo sì, Marco fa caponare la pelle con le doppiette. Penso che su tutto ETS in Italia è l'unico che abbia fatto scuola proprio di cambio full. Ah, penso che mi sono talmente appassionato che mi sono andato a vedere tutti i video di YouTube. Perché non stavo a parlare. Se non si sente adesso. Io non c'ho manco da andare a vedere se si sente sulla live.
Non c'ho il non c'ho il cellulare a portata di mano. Ma quello il tuo software gestisce autonomamente l'audio, prende tutto ciò che capta, che arriva alla scheda audio, siccome prende tutto. Comunque il ping appena... sembra, comunque il ping sembra una regola, sa che era più serve. Sì, qua è basso, 70 millisecondi c'hai adesso, io 52. Sì, siccome mi ha detto adesso Claudio che non si sentiva... la mia voce, sì. Gli stavo spiegando che non può, non ho per vedere o era che io non stavo a parlare oppure non ho per vedere perché non ho il cellulare a portata di mano. Avete visto che remote c'erano quelli? Avete visto che remote c'erano quelli là? No. Sono ancora in autoidentificazione. Ok, io adesso vi ho raggiunto. Io sto dietro a Marco. Allora, io sto a 1227 km. Io. Fermatevi, io sto a 1236. Ok, quindi allora, 1236, allora sei più avanti. Allora, 1236. Sta più dietro. Okay. Fabrizio, sei arrivato a 36. Sì, ho lasciato lo spazio. Ok, quindi sei molto più avanti. Fermamose e ricompattiamo. Adesso vedo Gatto Picchio. Ecco. Passate avanti. Avanti, sì, passate. Fermatevi, ricompattiamo. Se io ho lasciato la 36, l'altro dice 16. Vi ho lasciato molto insieme. Vi ho lasciato. Ma non te vedo più, Gatto Picchio. Sono andato in autentificazione di nuovo. Non è che ha due scatole, anche il server 2 mi sa che. Comunque supera i segnali stradali, perché noi stiamo prima di quei segnali stradali nella curva. Capito. Aspettate che dovete una cosa. Comunque stasera Fabrizio ha scelto un 720p. Meglio non esagerare. Bravo. Io qua invece c'ho il camion eletto con la skin. Settimana scorsa quando abbiamo fatto la gara di sparo ci ha fottuto perché c'ho il cambio automatico. Quell'altro ragazzo, come si chiama? Io non so perché non mi si sento. Buonasera Aled02. Hai abilitato il microfono al programma? Devi vedere se al programma di stream hai abilitato il microfono e se gli hai detto qual è il punto dove deve prendere l'audio. Ma voi se non vi muovete non vi caccia. Gatto Picchio lo vedo. Non riesco a capire perché non mi sente tutto. Ah, ecco, adesso si sente in live. Ottimo. Perfetto. Purtroppo... Sei apparso e sei scomparso nel giro di qualche secondo. Lo so, ma mi fa stare sempre, non mi faccio fare dentro tanto. È sempre in autentificazione. E prova a riavviare un'altra volta il gioco. No, che mi mette ancora di più in lead di cosa, no? Può darsi che si blocca, boh. C'è una maledizione. Sì. Deve rompere le scatole con spalance che non lo fa ripartire più. C'è l'esecuzione. Fabri, guarda quanto sono bravo a fare retromarcia, hai visto? Hai visto Fabri? Aspetta, ma ce n'è uno che li batte tutti però, quello è Marco. Yeah. È Marco. Un po' marcia in salita, ti ricordo. Mamma mia. Che te lo dica fa? Due? Sì. Due. Marco. Dimmi. Però lo devi ammettere, tutte e due col cambio manuale ti ho dato pista l'altro giorno.
che con lo Sky non sono abituato. Alla gara di sparo, alla gara di sparo ti ho fulminato. Ma c'è Claudio che va fregato. Ragazzi, va fregato tutti i... No, aspetta, va fregato tutti i sensi. Col cambio automatico, Claudio. Io non me l'aspettavo. Va fregato anche con quello, perché col cambio automatico. Veramente quando si fanno le gare d'accelerazione, chi ha il cambio automatico è sempre a spina nel fianco perché c'è il cambio manuale, perché quando hai il cambio manuale Io credo che quando fanno quelle idee non usano, anche perché è una cosa tutta americana, perciò è difficile che usano il cambio manuale. Esatto, il cambio automatico va è diverso, invece il cambio manuale devi gestire bene la cambiata, devi gestire bene la parte del numero di comparso davanti. E infatti, perfetto. Sono riuscito forse a entrare. Sì, ti vedo. Sei comparso davanti come una palla. Sì, ho visto. Ci manca Paolo? Ah, ok. Ma basta solo suonare o mi devo pure muovere per non farmi cacciare? Muove. Oppure digiti un tasto qualsiasi sulla tastiera, devi digitare oppure, un carattere. Oppure scrivi sul... Vai sul chat e scrivi. A quanto state qui? No, ti volevo affiancare. Io ti devo superare. Ciao Gire, buonasera. Benvenuto alla live. Oh, adesso è tutto più fluido. No, io è un pensiero mio, Claudio. Per me, essendo americani, credo che le facciano con un cambio domani. Anche perché perderebbero un sacco di secondi a farle il cambio manuale. Però ma tu grazie per essere passato in live, Gire. Buonasera. No. Oppure potrebbero fare conseguenziale. No. Sì, forse conseguenziale. No, io ti stavo spiegando che cioè stavo concordando con te, la maggior parte dei casi le gare le fanno col cambio automatico perché col cambio manuale. Perché m'ha detto Claudio. La mia live. Ah, ok. Ma ha detto che non si fanno col cambio automatico. Abbiamo riscontrato qualche piccolo problema tecnico. Sto vedendo un paio di serie dovuto ai server. Sto vedendo un paio di serie dove la maggior parte c'hanno tutto il cambio automatico. Oppure sequenziale, che ne so. E ogni tanto capita. Io so che in America non lo usa quasi nessuno. Scooter, consegno scooter a Bratislava. Ma Claudio non c'è? No, Claudio no. Ha avuto dei problemi e... Ma Gatto Picchiotti, ti sei fermato tu? Ah, ok, sei rientrato. Mi ero fermato, avevo detto, mi fermavo un attimo. Ah, ok. Buonanotte al giovanotto. Buonanotte, sì. Oramai io siamo di casa qua. Perché vi vedo lontano. Tu stai dietro a me? Sì. No, sono io dietro a te, Gatto Picchiotti. No. Perché abbiamo cambiato così? Non lo so. Io come vi ho trovato poi sono partito. Io sto sempre in coda. Ella sta dietro. Stai dietro a Tonino. Sì. Esatto. Ok. Toni se rallento un po' così mi superi. guarda che. Ha fatto la battuta. È finito? Sì. Avanti. Non ho capito se... mi stavi sfidando, Gatto Picchio, non ho capito. Direi di sì. Quindi adesso ho Gatto Picchio. Come dovresti stare davanti a me? Stavo scherzando, invece, e Paolo dovrebbe stare dopo Marco. Però Paolo è andato avanti. Lo so, Paolo... Per quello io... No, io sono andando lento. Mi sto aspettando, è 30 ore aspettando. Devi essere da quello che penso io. Raga, io sto qui sono qua. Quante supera da Mario. Gatto Picchio, stavamo scherzando con Fabrizio, no? Perché lui ha detto se tu hai detto se rallento e ti faccio passare.
Fabrizio e te ha fatto la battuta, io ho detto mi stai sfidando, stavamo a fare una risata, col Volvo. No, no, ma non era per quello. Ci divertiamo un po' almeno. Sempre, ma sempre meglio. Ok. Sì, sempre meglio. Sempre meglio che tu stai dietro a me. Sì, sì. Raga, però se volete, per esempio, che te pia a super amargo, capito? Però se volete vi faccio mangiare io la polvere stasera. Sto con l'Iveco, non ve lo scordate. Tu, quindi tu state calmini. Dove cavolo ti pare, capito? Chi c'hai Australia, lo hai. Peccato che non posso usare il mio Turbo Star. Hai capito, eh? Lo so anch'io, peccato. Mannaggia. Che non posso usare Oscania D. Oh, raga, ma sapete qual era un altro... Il mio 190 con 639. Un altro camion che avrei voluto disperatamente guidare su ETS2. Qual è? Il 143M, lo Scano. Ah, io non ce l'ho, mamma mia. Però Aaron, te lo giro. Ma magari. Ma visto così, giralo pure al tuo vice capo, no? Sì, che funziona. Giralo pure al tuo amico. Tanto adesso su Google Drive carico. Però sarebbe bello. Poterli portare pure online quelle bestie, magari. Stavo a parlare con Fabrizio che il problema. Oh, raga, non tanto. Non è ETS. Non è ETS, è coso, è track. Ah, lo so. Dovrebbero loro mettere le cosiddette mod. E poi. Poi si può. Oh, raga, io sono a 90. Anche io. Io te vedo. Ma non ho capito, quanto state viaggiando? Qual è la velocità? Io sto 90. Adesso sono sceso 80 perché vi stavo allontanando. Raga, 80 pure io adesso. I cavalli brutti. Ragazzi, ma io ho la nuvoletta di Fandozzi qua, e voi com'è il tempo? No, a me è bello. È bello, qua piove e c'è anche un po' di foschio. Nel gioco nella realtà. No, dico nel gioco ovviamente, non... Sì, no. A me no, qua no, fa schifo. Vabbè, da qua oggi c'è stata una bella giornata di sole qui in provincia di Napoli. Ho giusto in tempo io non lo so che tempo ha fatto, perché sono entrato in macelleria stamattina alle 7, sono uscito stasera alle 9 quasi. A me non piove, hai visto la strada bagnata o è asciutta? No, era asciutta. Meno ma adesso non laggo più, vero? È decisamente, sei stabile. Yeah. Stavo andando offline. L'ultima volta chi era che si era trovata con la pioggia battente, con la nebbia nell'ultimo tratto? Ti posso chiedere un consiglio? Io perché avevo messo troppo avanti. È me la stessa cosa adesso. Vi posso chiedere un consiglio? A disposizione, dottore, anche due. Se possiamo. Io... allora, a me da... l'unico gioco che faccio col volante... sono ATS ed Euro Truck, no? Sì. Vabbè, altri giochi no, c'ho solo Forza Horizon e... poi c'ho... ho NASCAR... NASCAR 15, non so se... qualcuno di voi conosce il genere, comunque roba di macchine. Sì, lo so. Cacchio di macchine. E io da sono proprio appassionato di... pure la PlayStation, ho avuto NASCAR Thunder, NASCAR 99, 2000. Mamma mia. Ma io mi ci chiudevo proprio a fare campionati, mi piaceva proprio. Comunque ho notato che per giocare devo staccare il volante, perché se decido di giocare solo con il joystick, vai in conflitto col volante. Cioè, se io tipo giro con la levetta, automaticamente mi gira pure il volante. Sì. Vabbè, comunque, se io mettessi tipo non off USB, no? In modo che tipo quando voglio giocare a NASCAR gioco col joystick, spengo il volante, cioè non dovrebbe creare problemi, no? Dovresti staccarlo fisicamente. Allora, il volante se è alimentato ad elettricità e non sfrutta solo la porta USB, dovrebbe funzionare bastando semplicemente
tirando la presa dell'alimentatore, e in teoria, dico in teoria, non dovrebbe funzionare. Però io ti consiglio sempre di staccare la presa dalla porta USB, perché comunque rimane collegata. Ma se io metto l'on off, cioè se io metto non vado a spezzare comunque l'alimentazione dell'USB, capito in che senso? Sì, però lui probabilmente rileva sempre il sistema, rileva sempre la presenza di un'altra periferica che è collegata, il segnale. Ho provato a mettere un po' di impostazioni, però se cioè vanno in conflitto proprio pad e volante. Certo, ho provato a giocare col volante, ma comunque mi va in conflitto con il... Soprattutto se tu metti un gioco dove sono previsti tutti e due. Là mi va proprio in conflitto. Tipo Forza Horizon, io gioco solamente col pad, il volante non me lo rileva proprio. Aspetta, però Forza Horizon è predisposto anche per il volante, ti dicevo. Soprattutto se sono previsti tutti e due, certo che va in conflitto. Certo che se tu ti metti a giocare a COD e che tu ci attaccato il volante, non gliene frega un cazzo. Sì, ho capito. Capito? Perché non è previsto il volante. E quindi io chiedevo se magari mettendo un USB con l'on off, tipo sai, quando non mi serve il volante. Quello non lo so. Potrebbe aiutarti, o come dice Fabrizio, potrebbe comunque rilevartelo, capito? Sta operando uno scan a me. No, in teoria non lo rilevo, se mi detto no, non dovrebbe rilevarlo. Se on off. Però per sicurezza è sempre meglio staccare più l'alimentazione, cioè staccarlo direttamente, no, se non serve. Se tu stacchi, a me per esempio, tutte e due... Sul mio, se tu stacchi l'alimentazione, se toglie solo il... Il PC lo rileva lo stesso, ma lui forse intendeva proprio la porta USB. Sì. Se l'interruttore potrebbe funzionare, devi provare comunque. Anto, vedi, se ti funziona con l'hub, con lo switch, allora stai a posto. Se vedi che non funziona, allora dovresti provare a cambiare al limite. No, io vi chiedevo perché invece di spendere soldi a cazzo, capito? Ho detto magari. Soldi a cazzo saranno 5 euro. Prova, perché no. Puoi sempre riutilizzarlo. Se uno cinese e vedi se funziona. Ma pure lo puoi sempre riutilizzare, anche se devi collegare periferiche, che ne so, USB al televisore, al decoder che ti legge le pennette, ci metti il film sopra, queste cose qua. Puoi sempre riutilizzarlo. Ho fatto sto ragionamento. Ho pensato, se tu hai, cioè tu quando accendi il PC, no? Sì. Non so se, ma pure a voi. A me in automatico, mentre carica il PC, il volante si calibra da solo. Sì, io lo stacco quando non mi serve. Se io per esempio quando ho l'alimentazione attaccata del PC, cioè sì, del volante, però ho il volante staccato dal PC, sì, quando accendo il PC, logicamente, cioè non essendoci l'USB attaccato al PC, il volante rimane fermo su se stesso. Quindi ho pensato, qualora io andasse a disattivare con un on off, cioè tu è come quando la lampadina, no? Se tu l'interruttore, cioè è staccato, la lampadina è spenta, anche se quella sta in tensione, capire in che senso. Dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare comunque teoricamente. Lunedì che dovrei avere pomeriggio libero, vediamo un po', magari faccio qualche prova. Così poi li tengo aggiornati, perché a me piacerebbe giocare anche col volante su NASCAR, perché è figo, solo che non ho capito perché mi vanno in conflitto. Poi Marco mi aveva linkato con le prova a togliere il pad. Altrimenti potresti fare una cosa: quando inserisci anche il pad insieme al volante, al pad gli devi eliminare la posizione di accelerazione, di sterzata, tutte queste cose qui. Lo elimini, perché io per esempio con ETS non ce l'ho questo problema. Ce l'ho tutti e due attaccati, perché lì io c'ho volante. Pensa, c'ho pure un altro aggeggio ancora per lo switch delle marce ridotte veloci. In teoria
In teoria dovrebbero. Allora, aspettate un attimo, però devo confermare che tu leggi dei messaggi che. Ok, ti posso superare allora. Okay. Sì. Allora, mi sa che si riferisce a voi, eh? Sì. Claudio dice: si può mettere, ma se metti una multipresa con gli on e off potrebbe funzionare male. Il volante potrebbe funzionare male il volante. Sì. Perché sì, quelle non sono dirette. Dirette dalla scheda mano. Dalla scheda mano. Ok, perfetto. Il conto è la pennetta con il volante. Più rognoso e collegare. Allora. Il volante. Yokan è mezz'ora che sto a scrivere. Sì, Claudio, la colpa è mia, però i messaggi di Telegram mi arrivano sul coso. Sullo schermo. Invece quelli di Twitch mi arrivano soltanto sul cellulare. Ma guarda che Claudio ci sta guardando. Puoi salutare tutti. Beh, ciao. Ciao Claudio, sono pure Claudio, ciao Claudio. C'è il grande capo qua, ragazzi, avete fatto arrabbiare il grande capo, il super mega presidente. La colpa è la tua, Taci. Lo so che è il cacchio che sto streamando. Guarda lì, Marco, l'hai visto? Che è la tua che non ci stai. Inizia qua. Minchia, che bordello là. Antonio, comunque sì. Se ti può essere utile, io il volante lo sto usando attaccato a uno sdoppiatore USB e funziona. Okay. Però non ha il mio sdoppiatore, solo le porte in più. Però mi funziona. No, dicono devo... come ha detto Claudio. Però vi posso dire, però io quando gioco a Forza Horizon devo staccare. Allora, ragazzi, vi saluta tutti. Vi saluta tutti Claudio. Ciao Claudio. Ciao mitico. Ci voleva uno che portava la barca qua. Ci ha lasciato in mezzo al mare. Ci tiene d'occhio. Ah, ecco, meno male. E cavolo se ci tiene d'occhio. Ti osservo. Io vi osservo, vi tengo d'occhio. Io vi troverò ovunque voi siate. C'ha il GPS. Che fate come coso? Vivo o morto tu verrai con me. Robocop. Ma chi è che c'ho dietro? C'ho dietro te, Antonio. Io, sì, sì. Sono la tua. Mi vedi fluido? Tu, Fabrizio, sempre no, dietro a me. Sì, ma io. Io volevo superarti, però non l'ho fatto. È molto fluido, ti vedo bene. Riesco a vedere pure quando ti allontani, quando mi avvicini, è perfetto. Boh, perfetto. Allora. Mamma che paesaggio. A me funziona male secondo me, dipende dalle porte USB. Se sono buone sicuramente funzionano bene. Ma la mia le ho pagate 7 euro e quindi. Ma tu qua là si disconnette. Ma tu ti infetti. Però sì, che però... no, chi cazzo me le legge. Beh, le mie sono USB 3.0, poi sono tutte porte USB. Tutto nuovo il computer. Ma mi sono no, ha detto che adesso lui c'ha problemi perché c'ha due porte USB di cazzo. E poi ha detto che ce l'è, che tiene d'occhio perché sennò qui questa live non legge nessuno. Ma io quasi quasi questo camion che c'ho davanti a me lo supero perché è troppo lento. Lo so, ma perché sto a leggere i messaggi di Claudio. Ah vabbè, allora solo perché leggi quelli là. Io sono solo mazza questo qua che momenti si rimane. Hai visto? Ma poi come fate a leggere i messaggi, scusate? Delle live? Col telefonino. Io porca miseria tutte le volte appena mi metto a leggere me ne vado. Io mi sto anche guardando perché per vedere se largo o no, ma sembra tutto perfetto per avere. Io pure mi sto ogni tanto a guardare. Lavoro più adesso che non le faccio le live di quando ne faccio. Sì, è vero. Pure io mi sto guardando nello specchietto retrovisore qua. Per vedere se. Quanti caselli stiamo a fare? È incredibile. La Francia ne ha parecchi, Dov'era quell'altro posto? Dove abbiamo trovato un tiro di cappa. Lo so, dovrei fare una piccola. Visita dall'oculista. Comunque io. Buonasera collega. Io
A me piacciono tantissimi i compiti che faccio, mi diverto da matti, però mi piacerebbe una sera con quelli che siamo noi così, prova proprio un gioco dove ci possiamo sfasciare, capito in che senso? Oh, allora, tipo gare di drift, gare di rally. Vi posso, io che ce l'ho, vi posso consigliare Project Car. Ah sì, ma l'avevo detto pure l'altra volta. Lo so, perché noi ce l'abbiamo un po' di gente sulla Donkey Transport, ce l'ha, e una sera ci siamo messi tutti insieme, ci siamo fasciati. Che spettacolo. Immagino. Ci stava Matteo che laggava un pochetto, si è fatta tutta in drift. Sembrava che stava sempre derapata. Però la faceva perfetta, Però era per solo perché laggava. Ah, ecco. 5 giri così, io. Che figata. Ha preso il massimo del punteggio in drift. È un virtual drift. Ica. No, appena ho la possibilità di poter prendere un altro volante, che so di poterlo prendere, questo qua, il G29, lo distruggo. No, ma lascialo come va. Guarda, Tonino, guarda. No, ma lo penso che intenda lo distruggere, nel senso che lo usa proprio. Esatto. Ah, no, ok. Io non che lo distrugge perché lo può. Oh, Marco, sei sparito? Come sono sparito? No, sono qua. Qua dove? C'era. Hai girato adesso, no? Ma... adesso sono andato in. Mi ha messo in coda. Sono rientrato adesso. Che poi. Che ci vuoi fare con quel volante? No, nel senso voglio. Non hai capito. Minchia, io qua sto in attesa. Se spariti tutti, magari. Sei tu che sei sparito. Ricordi 29, che ci vuoi fare? Mi ha rimesso in coda anche a me. Lo so che ci fai male, Claudio, su Project. È un campione, Claudio, su Project Car. Oh, ragazzi, io rallentato. Questa sorella. Sto in rallentando. Offline, autenticazione. Omonimo, andiamo a 50 km orari. Mi sono in coda ancora. Perché fa così? A quanto state? Mamma che palle, oh. Fabrix, andiamo a 50 km. Io mi fermo. Raga, niente, a me sono spariti tutti qua. È perché stai in autenticazione. Ah sì, ma perché? Mo sono offline. Perché ci sono troppa gente e qualcuno deve. Appena se ne andrà qualcuno deve rientrare. Noi stiamo andando a 50 km orari, quindi ci potete raggiungere una volta che siete online. No, ma che loro comunque anche offline cominciano a camminare. Perché... io mi sono fermato. Ah, a quanto? A 788 km. Okay, ah, quindi stanno là. Più avanti, stanno, ok. Accelerazione. Guarda che io con questo potrei farti mangiare la polvere con questo camion, guarda. L'ho avuto fino all'altro giorno. Vuoi vedere come ti supero? Però non lo faccio perché... l'ho avuto fino all'altro giorno. Guarda, non ti supero perché stanno guardando anche gli amici qua. Altrimenti dicono che io faccio lo sbruffone. Io sono a 730. Io qua ci avrò 580 cavalli, non so quando so. Però ragazzi, fossi una cosa, effettivamente io ho diminuito i cavalli al mio volo. Ah. Ma sì, perché se devi fare, se devi viaggiare con 20, quindi con 20 tonnellate, con 25, con 7,50, non ti diverti. Parti con la seconda veloce, vai dalla terza passi alla quarta, dalla quarta alla sesta, lenta, metti la veloce e finita a cambiare marce, cioè in salita non scali mai, in discesa... Quante marce c'è? No, io uso il 12 più 2 Volvo, porto il Volvo. Ecco perché hai diminuito i cavalli. Ah sì, non c'è sfizio, non... cioè... No. Io purtroppo... tipo a me, su ATS... non c'ho le marce, non c'ho le marce perché... non è previsto tutto
sto cavolo di volante remarche, perché è vecchio, e uso il sequenziale, e mi trovo bene solo con 6 mani. Sì, 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 vabbè, certo. Al massimo con 8. Io con... tipo, in ATS... Avevi detto a quanto state, 788, Marco? Ma il problema è che non è arrivato a farmi entrare e rimettere in coda. E prova a riavviare l'applicazione. Io ho fatto così prima, l'ho riavviato proprio il programma omonimo un po' più avanti. Grazie. Cordap ci va a mangiare la polvere, te credo. È modificato. Antonio, no, io sono appena... ecco, adesso sono rientrato e dovrei raggiungervi teoricamente. Sto a 890 km, perché io la mappa l'ho impostata pure io, pure se... Eh sì. Un po' più avanti, omonimo, così... perché qua mi trovo proprio sullo svincolo. Ah. Un po' più avanti, Thank you. Thank you very much. Ok. Almeno stiamo sicuri. Comunque sti server ormai sono... server ormai sono un disastro. Sì, è vero. Ma sono diventati troppo... c'è sta troppa gente, purtroppo. Non vorrei che sia il problema, sia il fatto che hanno messo queste macchine particolari che appesantiscono i server. Ma io può essere anche che l'Ude 40 non ha ancora gli interni della Scout. Mo m'ha detto sì. Si è sparito. M'hanno messo pure a me. Oh, vi posso, sai che vi volevo chiedere? Dimmi. Un paio di volte che mi imbatto in un paio di persone che stanno a fare il convoglio con dei semi rimorchi che io non ho mai visto. Ma che c'hanno delle mod? Sì, tipo Chrome, queste cose qua sono del DLC. Sì, Chrome. DLC in un solo modo. No, io ce li ho tutti DLC dei semi rimorchi. C'ha pure Cron? Tutto, sì. Devi selezionarli. Non hai capito. Ho visto adesso, cioè dove ci troviamo noi adesso. Sì. Non sono. Non puoi camminare con quella tipologia di rimorchi. Ah, il doppio rimorchio, ho capito, sì. Mo' superato a due. Un vuoto, ragazzi. Perché devi acquistarlo? Nella nazione là, scusa, vai. Sono entrato dentro un vuoto. E infatti vedo siamo... pure io. Dove siamo, ragazzi? Sul ponte di Genova, qua. Il ponte di... Sur le pont d'Avignon, onidons, sur le pont d'Avignon. Ma che città stiamo? Città, stiamo a Strasburgo. Non ti funziona la linea, macchina non funziona la linea. Sur le pont d'Avignon, onidons. Io non ti vedo. Ma Antonio non lo sento nemmeno più. Andiamo. Io sto cercando di raggiungerlo. Ah, ok, stai lì, ok. Adesso funziona. Hai visto? Il caro vecchio riavvio funziona sempre. Eh sì, io pure... aspetta un attimo che vedo sulla mappa che punto stiamo, così... Ma no, che diceva Claudio? Niente, che... che io stavo a Di Emmanuel... siamo a Strasburgo! Strasburgo? Capito? Là, siamo a Strasburgo. Stazione di Strasburgo. Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito. Finisco qua. Treninen. Domani, tanto domani non gioco. Ah, tu stacchi da qua. Vengo con te. Vieni, man. Ma... Marco, guarda che poi stacchi? No. Ok. Vaffanculo. Che è successo? Stavo parlando. Facci sapere all'aspetta, ragazzi, no, casomai lo aspettiamo.
Dorno. Perché stiamo proprio attaccato sull'autostrada, però attaccata alla città. Stiamo dopo lo svincolo per Strasburgo. Sto parlando con Claudio, che dovrebbe parlare con Manuel, che doveva entrare. Una faccia, che casotto. Stiamo a fare, ti ricordi alla Piera dell'Est? Alla Fiera dell'Est, per questo di un topolino, mio padre comprò. Ma venne il macellaio che uccise il vitellone. Faceva così pure a un certo punto. Sì, alla fine sì. Alla fine è arrivato Tonino. Oggi sono riuscito a fare, però non mi sto tirando su. È proprio zero. Invece c'è una versione di Alla Fiera dell'Est fatta da un cantante che ha ispirato, alla fiera. Aspetta, parliamo dopo, perché qua stanno questi che CB. E dicevo, si chiama Tony Tammaro, che ha fatto una parodia che si chiama Alla Fiera della Casa. E dice: alla fiera della casa per 1000 lire. Aspetta, fermi, ma non attenti, non mi ascolerà. È bellissima. Tony Tammaro non è pure quello di Patrizia? No, quello sì, però è anche quello del Tre Rode. Bravissimo, allora lo conosci? Bravissimo, che poi si chiama Vincenzo Sarnelli, in arte Tony Tammaro. E se tu, quello è un dialetto simile al nostro, il puteolano è a Pozzuoli e a Torre Annunziata parlano così. E qualcuno ne soffetteva pure Meleun. E qualcuno se ne approfittava. Ah, quindi lo conoscete? Fabrizio. Ma se che a quelli che mi hanno fregato tutti, io me l'avevo. Bravo. Ma quanto tempo? Mamma mia. C'è la lista piena di gente. Minchia, ho finito pure il carburante io. Sì, scusa Manuel. Siamo a Strasburgo. Scusami, ma stavo in viaggio e non ho letto né quelli su Twitch né quelli. Ho appena letto quelli su Telegram. Scusami. Si è finita pure la birra. È un problema. Senti, quanta malattia. Il cazzo è vuoto pure di 4 e mezzo. E la gente se ne approfittava. Mi ha lucato. Sei contento, Antonio? Ma che contento, Fabrizio. Sei lì che te la canti. Che devo fare? Canta che ti passa. Esatto. Oh, ma io mica vi riesco ad arrivare. Io sto a quanti chilometri state voi da 787? Ma che, io sto a 670 km. E allora sei più avanti, scusa. Ma è incredibile, scusa, io non, cioè, ma vabbè. E lui va mi fermo allora, dai, aspetta. La famosa, noi ad aspettarti. Ma andando a Bratislava. La famosa linea spazio-temporale alternativa di Ritorno al Futuro. Cioè io stavo in coda, cioè mi aveva cacciato, quindi io ci stavo dando come un matto per raggiungervi, alla fine poi io stavo davanti. Vai, Gattopicchio, vai. Ho fatto gara clandestina. Sì, sì. Ok. Ti sto coprendo dietro. No, perché non... Io capisco che non gli sono stato appresso, però... Non mi sta facendo sapere niente, Manuel.
A quanto stai di distanza, tu hai detto, Antonio? 150. Vabbè, noi stiamo a 786. Sta a 30 km. Qualche volta per chi ce l'ha organizzo anche un ATS con un convoglio. Ah, ma io adoro ATS. Ok, Manuel. Marco, ma poi tu quel rimorchio là l'hai lasciato poi? Dì a Manuel di scusarmi, no, per piacere, e... che sicuramente sarà per la prossima. Ragazzi, siete spariti, dove siete? 783. Io c'ho gatto picchio qua che andava come il gambero. Comunque, viva Messico. Ah, per ok. Per serve il nuovo di Marco. È vero, Marco. A Manuel gli manca il tuo nuovo server di Discord. C'è da mandarglielo. Scusa, Manuel c'è su Telegram. Rimandalo che poi io glielo spammo privatamente. Vabbè, ormai sta a parte. Com'è che si scriveva in chat? Vai tranquillo quando la finisce, Y? Com'è che si scriveva in chat? Sì, Y, tasto Y. Y. Allora. Ma io quasi quasi gli faccio mangiare un po' di polvere a questo camion che c'ho davanti. Metto sul coso? Sul guardrail o sulla blacklist? No, sul... come si dice? Sul taccuino nero, eh? Ah, ma tu c'hai anche il giallo però, eh? Vedi un poco tu dove lo metti. Pure quello rosso. Ah, yeah, yeah. Ha accettato, quindi ora può entrare. Mi sa che ti l'ha girato Claudio, eh? Ok. Vabbè, io non ho più... quell'altro servo ho cacciarlo perché non ero amministratore, no. Quello io sono uscito. Sì, fatto bene. Tanto era inutilizzabile. Eh beh, sì, da noi è neutilizzabile. Perché non l'avevo fatto io. Ma lo sai, oggi ho visto Manu online su Discord, gli ho mandato un messaggio però non ha risposto. Forse perché ha acceso il computer ma avrà disattivato le notifiche. Forse perché non gli ha preoccupato. O no? Manco magari qualcosa scrivo anche. Forse perché non gliene fotto proprio, Fabri. Oh, probabilmente non ci ha proprio fatto caso, perché pure a volte. Accendo Discord però tolgo Fabrizio, dimmi, c'era un bel legame, questo sì, sembrava quasi amicizia. Se sei un amico ogni tanto un ciao puoi scrivere. Esatto, ciao, non stai? Credo che non abbia il tempo per scrivere almeno un ciao, che cazzo. A gennaio, dopo le feste, a gennaio è sparito, non l'hai più sentito. Io ho visto una sua pubblicazione, è sparito pure quell'altro. Beh, ci avrà io posso capire che uno magari ha un problema, però uno può pure avvisare magari una persona. Sì, ma non ha problemi. Dice, ragazzi, mi dispiace, ho dei problemi. Gli hanno regalato l'Xbox e se non si giocare lì. Ho capito, però non è che giochi H24, voglio dire, avrà una famiglia, un lavoro, non so. Cioè. Sì, ma io non sto parlando del fatto che è sparito da gioco. Non hai capito, ma almeno un ciao, una cosa. Bravo! Cioè. Vabbè, io. Cioè, ma molti di noi non stanno sempre a giocare. Però, che sai, Telegram, pure un messaggino da qualche altra parte. Io infatti cerco sempre. Io faccio il possibile per unirmi a voi. Io ad esempio. No, ma tranquillo, anche io ad esempio W rompo sempre le scatole. Anzi, io c'è anche qualcuno che quando c'ho qualche problema tartasso. Oh no, Fabrizio. Sì. Che? No, però te sto a dire, mo che stai qua dentro.
Ma tu quell'altro di Discord ce l'hai, quello nostro? Non lo so, non saprei. No, non penso. Poi glieli giro io. Ok, perché tu se vuoi. Ok. Qualsiasi cosa. E la sera ti ho detto, la sera al massimo io per le 8:30 provo sempre a cercare qualcuno per allora, farmi il punto, il punto. Se poi. Sì, ma il punto sai qual è? Io dico grazie a Dio che oggi magari ci stanno questi sistemi che uno anche dentro casa magari ognuno ha le sue situazioni, no, per carità, però almeno questo ti dà la possibilità di staccare un pochettino la spina e di poter condividere qualcosa con qualcuno anche se non ci sei in vicinanza, no? Sì, sì, ok. Inizia che qua arriviamo da tutte le parti d'Italia. Trova qualcosa in comune con cui magari a noi ci legano di più i camion, c'è chi legano di più i giochi di guerra, chi legano di più i giochi del calcio. Certo. L'importante fondamentalmente è condividere, no? Cioè passare certo. Un'oretta in tranquillità, farsi una risata. Ma se tu prima scassi la minchia con Vogli, quelle che poi di colpo sparisci, cioè senza manco. Voglio dire, ognuno ha i suoi problemi, per carità, però non penso che tu non abbia la possibilità, almeno. Ma che poi stava proprio in fissa con i convogli? Esatto, cioè con il camion tutto uguale, perché se avevi sbagliato il rosso che era un po'. Era tutto fissato delle dei paesi. Perché l'altra volta viaggiamo così, oggi dobbiamo riviaggiare. Cioè voglio dire, vabbè, uno le regole sono regole, il convoglio è tuo, uno rispetta, per carità, però poi sparisci, cioè. Vabbè, l'importante è che almeno oggi ho visto che c'era, quindi vuol dire che sta bene. Poi al di là magari degli impegni, mi avrebbe fatto piacere una risposta, però va bene così. Mi fa piacere già sapere che sta bene e che cammino, diciamo così. E poi il resto insomma è relativo. Io? Che anno sei nato? Io? Torino. Ma Torino? Io? Io quando sono nato, dici? L'anno? Che anno, sì? Dell'88, proprio vedi, Tonino 1988. Ah, ma sei un giovincello, sei? Azzu! Il nipotino qua. Io e Marco siamo coetanei. Ma io 87. Però siamo coetanei, cioè. Sì, ho un anno forse neanche. Poi. Adesso i compi. Quando è che compi gli anni? A novembre. Allora un anno più o meno preciso, io li compio a ottobre. Sì, quindi un anno preciso, sì. Voi non avete conosciuto l'Erasmus internet, almeno in Italia. Beh sì, dai, guarda che io. Come no? Sì, cazzo mio. Dai, 88 già qualcosa c'era. No, vabbè, non era la portata di tutti, ma c'era. Fabrizio, io. Ma chi ce l'aveva Fabrizio. Internet a casa a 56k era pure fortunato ed era uno su 20. Sì. Fabrizio, cioè. Io quando andavo alle medie avevo. Cioè. Il telefono occupato. So. E mia mamma che mi bestemmiava che doveva chiamare. Mamma mia. Il telefono sempre occupato. E andava, si caricavano le pagine internet in maniera assurda, lentissime. Tu di che anno sei invece, Fabrizio? Io sono del 78. E allora tu sai che le pagine lentissime erano niente in confronto a quelle del Commodore 64. Oh, ragazzi, sì. Ma io noi parliamo così. Ma perché vi ho perso? Poi anche. Antonio io non l'ho incontrato, sto a 600 km. A quanto stai tu? A 600? Sì, ma non ti ho incontrato. È impossibile, io sto a 650, avresti voluto incontrarmi perché sto lì. Allora tu fermati a. Io visto 50 km arrivo subito, sai, ma è impossibile, avrei dovuto. Io mi sono messo proprio apposta in mezzo alla strada. Piuttosto rallenta. Noi stiamo a 6:35. Appunto. Marco, voi l'avete visto, ma stai su server 2? Io sì, su server 2 sto, abbiamo viaggiato insieme fino a poco fa. Marco, fai una cosa, vai a 70 km orario e noi veniamo a 90 km orario. Poi quando ti vediamo nel radar, magari ti avvisiamo e tu, tanto tu c'hai il bestione, quindi da 70 a 90 le fai in uno schioppo. Siamo messi peggio.
Oggi allora, che siamo io adesso sono arrivato su quel viadotto. Allora, sto per rimboccare un'altra volta l'autostrada. Oh, quella è la strada, cioè io poi ho imboccato, cioè ho impostato la mappa da... Ma Paolo poi uscì, c'aveva fretta se perché doveva andare a dormire. Ah, vabbè. Lo siamo persi a Paolo. Vabbè, lo salutiamo, magari guarda le nostre live in registrazione, insomma. Almeno lo salutiamo. Sì, Claudio che saluta, sta che è andato a dormire. Oui, buonanotte Claudio. Claudio. Sì. Oh, stasera non mi è piaciuto però. Non viaggiato per niente con voi, cioè solo problemi sti cazzi, sai. Ma sti giorni pure la te dico lunedì ce n'hanno avuti pure di più. Uff. Siamo partiti tardi per problemi in deserto. Abbiamo dovuto addirittura metà ci dobbiamo abbiamo dovuto cambiare server e poi non siamo riusciti a farlo tutto e l'abbiamo dovuto finire mercoledì. Ah, io sto a 613 km e ho superato praticamente la stai dietro a me perché sì. Io sto a 582. Ok, c'è un distributore che ho appena superato e mi trovo su un ponte al mezzo. Se tu stai avanti a noi, no? Io sto andando a velocità di lumaca. Io sto a 600 km adesso di distanza. Vedi, noi stiamo 30 km avanti. E sto passando adesso sopra quel viadotto dove c'è quella sottospecie di piramide bianca con i tiranti rossi. Non ci ho fatto caso. Che sta dietro di noi. Infatti adesso Marco lo vedo. 670 km, ok, perfetto. Allora 670. 670 metri. Metri. Ah, ok, scusa. 10 km direttamente a paura. Dateci 50. O aspettiamo lui o Marco accelera. No, io sto a 110 km, quindi cioè nel senso sto camminando, quindi tu sei dalla siamo dietro di te, Marco, vai a girare. No, aspetta un attimo, fermo un compagno, quanto stai dalla destinazione? Destinazione 570 km. Ok, quindi è dietro. Andiamo piano che ci raggiunge. Io sto viaggiando a 100 km orari. Se andiamo a 85 km orari, voi andate a 85, io vado un po' meno perché gli do eventualmente lo spazio per rientrare in manovra se qualcuno vuole fargli qualche dispettuccio. 538. Io 553. Ci stai quasi raggiungendo, sei vicino, sei. Quanto stai andando, Marco? Quanto stai andando? 50. Ma per sapere? No, per aspettare Antonio. Antonio dove si deve mettere? Dietro di Marco? Dietro Marco? Dovrebbe sì, dietro a Marco, ma può bere anche davanti a te. Dico al limite poi. Vabbè, sì, allora gli lascio lo spazio davanti a me. Io c'ho il Volvo 750 e vi passo sopra, sto pure vuoto, quindi non mi scordo. Ma soltanto perché non c'è il limitatore. Io con l'highway qua vi passo. Però ci sono arrivato pure io a 130. Volvo 750. Ragazzi, non fate. Non offendete l'Ivico qua perché questo poi se vi vede vi passa sulle ruote, sulle motrici. Niente di meno. Questo camion è un super camion. Single player senza carico a toglierci il limitatore. Vedrai che fa 110 più 210 non si smuove. Ah, veramente? No, vabbè. Ci ho provato io, sì. Io ho fino a 160 sono arrivato. Casco. No, col Volvo a 160 sono arrivato. Non è l'highway. Dove io sto 500 km voi? Quanto? Io ho 500 km. No, c'è qualcosa che va. Poco perché c'è qualcosa che non va, saresti davanti a noi. Appunto. Ma allora che sei offline o sei su un trofeo?
No, era server 2. E allora com'è che non ti vediamo? Allora aspetta, riesco e rientro, aspetta un attimo. A quanti eri? 500 km? Sì. E sta 10. Dai, fermiamoci un secondo che provo a rientrare. Ok. Accostatevi prima voi davanti che io poi vi chiudo la coda dietro. Io sono a 504. Ah, ma non ti fermi, andiamo piano. No, no, mi fermo, mi fermo. Sì, no, se no non ci troviamo più. Minchia che sonno. Lascio lo spazio davanti a me qua per te, Antonio. E Antonio? Non ho capito. Hai lavorato? Tutto il giorno. Domani pure, un'altra botta. Io domani mattina mi faccio. Domani mi devo fare una mezza giornata. Ah, mamma mia, quanto è brutto. Spero non sia pesante la giornata di domani. Sto cercando altro, sinceramente. Il macellaio è il tuo, però comunque il tuo è un bel lavoro. Il mio? Per tu è un bel lavoro, sì. Diventavo troppo massacrante. Lo so. Lo cambierei pure io. Si lavora troppo, soprattutto sotto le feste. Cioè io da quello che so, ho due zii che fanno lo stesso lavoro e uno addirittura pure lui sta dentro il supermercato. E il lavoro è sempre stato, soprattutto durante le feste è sempre stato così. Ecco, se dipende pure se hai la fortuna di entrare proprio per la catena stessa o se lavori per il soldo. Ti spiego. Ah. Se tu per esempio lavori proprio con Conad. Là tu fai le tue ore sindacali, hai un contratto sindacale, hai le ferie che ti toccano, hai. Certo. Hai tutto ciò che ti tocca. Ma quando tu lavori. È come se lavorassi a prestazione. Io lavoro per un privato che è associato Conad. E allora tu c'hai un contratto a termine? No, io c'ho un contratto a tempo indeterminato, però io faccio 50 ore, ma da contratto ne ho 30. Ecco. E non ti pagano quelle extra? Dovrei fare 4 settimane di ferie all'anno, ne faccio solo 2. Okay. Cioè, sono tante cose che comunque non vanno più. Che lavoro fai? Eh? Tu Fabrizio che lavoro fai? Io, sicurezza. Sicurezza in eventi sportivi. Pure bello allenato, eh? Ma non tanto allenato, anche perché sicurezza io faccio. Oh, raga, comunque io sono rientrato, server 2 sto a 460 km. Più che altro io faccio controllo. Soprattutto allo stadio faccio controllo documenti e controllo addosso se non fanno entrare roba che non deve entrare. Poi se c'è qualcuno che vorrebbe fa o scemo, ci stanno vicino, ci sono i poliziotti. Capito. Voi potete mettervi in corsia, ci sono io dietro che vi sto facendo sicurezza. Voi a quanto state? 500. 495. Ok, allora io vi aspetto qua, dai, dovrei. Io cioè 460, giusto? 460, sì. Ok, dovremmo. Ma come la fatti stio? A 110 giustamente. Oh raga, comunque non c'è un convoglio che va come ci deve. No, infatti sì. Sempre problema. Vabbè, ma è normale il server purtroppo. Oh, comunque gli unici che. Cioè, sì, qualcuno ha problemi che a volte lag o meno, però io ho un paio di amici che giocano a COD e loro riescono a fare certe cazzo di sessioni lunghissime. Come? Cioè, nel senso, non hanno problemi. Vedi, a noi a volte chi salta a destra, chi lagga a sinistra, chi magari di colpo... Di COD sono server loro del gioco, della... Forse sì, sono molto più stabili. Questi invece sono server, diciamo... Pubblici, sì, non sono privati i server. Bravo. È come quando tu c'hai un server privato su Quark. Okay, problemi Marco, sei tu? Adesso ti vedo, sì. Ok, allora io metto dietro... Faccio passare anche Gatto Picchio. Ok. Davvero, ma che bel rimasto. No, che mi fai passare? Vado io? Vai.
Attenzione Fabri, che mi fermo. Sì sì, vai tranquillo. No, ehi, non c'era bisogno di fermarti, io già sto a 50 all'ora qui. Ehi. Sei partito dopo 3 ore. Avesse detto 90 km orari, avrei detto alla faccia del bicarbonato di sodio. Mica stai portando la Ferrari, infatti, un camion. No, com'era la velocità? Oh cacchio. O tre route. O tre route rapiaggi. Ma perché sta che Emilia, sì? Marco, stai che Emilia. Che? Stai con Emilia. 88 miglia orari. Qual era quella del film? 88 miglia orarie, Marco, e mi vieni meno, mannaggia. Tornando... Che poi, ma scusate, io mi sono sempre chiesto, siccome non lo so fare il calcolo, quanto cacchio sono in chilometri orari 88? Chilometri 6, 88 miglia, fatti il conto, se fai 80, un chilometro e 6, mi sembra che erano 160 chilometri. Esatto, più o meno, sì. Va. Un chilometro... sono 10 miglia, sono 16 km, 100 miglia sono 160 km, 88 miglia sono 130 saranno... più o meno. 140. 130 km orari andava, facevo spazio tempo. Io accendo una buffonata da, proprio, era, è proprio una buffonata da, da anni 80. E io penso che no, con... non mi offendere il ritorno al futuro che io adoro. No, io non bravo, lo so, bravo. Però da vecchio, dei 46 anni posso dire che era una buffonata. Allora io era simpatico, ma era una buffonata. In miglia comunque... era più simpatico. Comunque come possa cambiare, cioè tu crescendo, no? Come può cambiare la percezione che sia tipo di una serie TV o di un film, no? Cioè, nel senso, io quando da ragazzino ho visto i Karate Kid che andavano di moda all'epoca, no? Sì. Vedevi. Poi facendo sport, rivedendo quelle cose là, ti rendi conto, dici minchia quante cazzate. Però poi non so se vi è capitato di vedere su Netflix, hanno rifatto il continuo, hanno fatto Cobra Kai. Si chiama il continuo di Karate Kid, hanno fatto una serie proprio, non so se qualcuno di voi l'ha vista. L'ho sentito nominare. Guarda, è spettacolare perché hanno ripreso tutti gli attori, praticamente un sequel tipo dopo 30 anni di quello che hanno fatto i protagonisti di Karate Kid, no? Tipo Daniel LaRusso, quello biondo che era il suo rivale, fa vedere tutto quello che succede poi dopo hanno avuto tutti dei figli, no? Delle cose, e fa vedere loro che tutti gli stessi attori, la cosa bella, eh? Ah, bella sta cosa. Cioè, nel senso che è tipo Daniel... Ah, dimmi. No, vai, finisci, scusa, pensavo che finisci. No, figurati, tanto era giusto per... dimmi pure. Questa storia che hai detto della percezione che cambia da bambino ad adulto. Quando guardavo Power Rangers da bambino mi sembrava... Sì, infatti, guarda, che cagata. Io forse c'avevo una cena percezione, essendo più vecchio, io già c'avevo una percezione diversa dei Power Rangers. Ma perché io ho guardato pure Megaloman. Bravo. E cose del genere. Gigrobo d'acciaio. Daltanius. No, però. Megaloman si era particolare. Quella falsa riga di cose. Di robot, sì. Power Ranger. C'era cosa? Megaloman con sì. Megaloman. I pupazzetti, e loro che facevano le mosse del karate de kung fu, capito? Sì. Ma Megaloman faceva anche paura quella maschera, non so se ti ricordi, il capellone. Ma perché quello era un demone giapponese? Sì. Allora, se c'è un cartone animato a cui veramente sono legato, ve lo devo dire? Qual è? Kenshiro. Io e mio cognato ci siamo ripresi tutta la... Abbiamo ricomprato dalla Gazzetta dello Sport tutta la saga rimasterizzata, tutta. Ah. Dove te devi comprare, cioè, Allora, è uno dei cartoni animati, secondo me, uno degli anime
che è allora quello è collegato veramente dalla prima all'ultima puntata. Cioè ha proprio un cioè, nonostante sia un cartone animato, c'ha proprio un nesso logico. Tutto spiegato. Tu quando te lo guardi poi alla fine è tutto spiegato. Quando lui arriva sull'isola dei demoni, quando poi incontra Caio, che poi si scopre che Caio è il fratello reale di Raul, che Raul era stato, cioè bellissimo, veramente una storia spettacolare. Quello me lo sono visto tutto poi da grande. E tu pensa che l'abbiamo pure superato come sì. Tempologia. Sì, a voglia. Sì. Io invece dimmi un cartone della mia adolescenza che ho amato è stato Dragon Ball. Poi non c'era ancora, sai, ancora neofiti di internet, se uscivano con certe bufale Goku di decimo livello che poi da scimmione diventava drago, cioè. Il Super Saiyan. Scusate, io dico il mio parere. Quando ho sentito che usciva serie di Dragon Ball, tutto emozionato, quando è uscito Super mi veniva a me Super non è che mi è piaciuto molto. No, infatti mi veniva da piangere però rispetto a GT è quello che avrebbe più un continuo logico, cioè non è sì, Dragon. Ma GT è abbastanza a parte. Cioè, fondamentalmente Super è quello che andrebbe a concludere, diciamo, la vera saga di quello che è. Sì, però ragazzi, dai, Super è tutto un altro cartone. Sì, però se tu lo vedi, perché noi siamo abituati a quelle scene un po' meno moderne. Allora, innanzitutto è stato girato, cioè, che contro cazzi, ma i combattimenti si vedono proprio. Sembra veramente che vedo un film. Eppure io non ho capito, Marco, ti sento male. Eppure io ti dico riesco a discutere vecchi tipo quello con quel Freezer. Sì, però vedi, per me veramente la saga di Dragon Ball per me finiva proprio a Freezer, perché anche Cell però vedi già il fatto che tipo quando lui ha combattuto contro Freezer, cioè ormai il Super Saiyan era uscito, cioè la leggenda era lui, quindi. è stata quello. È stato quello, cioè lui si è trasformato e è finita sta guerra con quella razza aliena del cavolo e basta, cioè. Poi vabbè, quando la richiesta poi era troppo elevata sul mercato, piaceva e hanno continuato. Vabbè, era troppo bello. Con Majin Buu, una serie proprio quella saga con Majin Buu l'ho proprio odiata, cioè nel senso. A me è piaciuto. Anche tutto. Da me Majin Buu piaceva. Sì, ma mi è piaciuto tutto. Troppo. Già il fatto che si risuscita, si muore, poi si risuscita, poi che prima di Freezer. Sì, però con Majin Buu troppo esagerato. Troppo assorbito, cioè 10.000 trasformazioni. Era bello il bello di Majin Buu. Majin Buu 10. Però contro Cell, già la saga contro Cell, quando si arrabbia Gohan, quando, no, là è bello. Che gli fa il culo a striche. Infatti sì. Però dai, alla fine noi siamo tutto sommato, abbiamo vissuto una bella epoca, una bella generazione. I nostri figli un giorno i cartoni di oggi fanno bene invece. Veramente, cioè, ma perché ci sono dei cartoni oggi che ne valgono la pena? No, oggi veramente. Allora, ci sono anche cartoni e quelle femminucce hanno dovuto tirare fuori la nuova serie di Sailor Moon. Sì, è vero. Pensa come stanno rovinati, oh. Sì, è vero. Ma noi c'avevamo la Mu. La ragazza dello spazio. Grande l'amore. Ho rivisto tutta la serie su Amazon Prime. Poi guardavo Random. Vabbè, pure quella. Quella c'aveva una bella storia. Un po' contorta, ma c'aveva una bella storia. Non so se avete mai visto GTO. Minchia, che spettacolo. Bellissimo il GTO. Lo amavo io quel cartone lì, anche quello lo amavo. Bellissimo. Che c'era che guardavo, beh, ho visto Death Note. Death Note pure è bellissimo. Attacco dei giganti. Quello mi manca.
E anche tipo... la storia, e anche la storia di Death Note. Attacco dei quello giganti. Non visto. Me lo spoilerate perché Death Note è molto un abito di tua Amazon Prime. No, vallo a vedere, non te lo spoilerò, però Antonio che l'ha visto ti confermerà, è molto bello. Molto bello, una storia veramente Attacco dei giganti l'avete visto? No, io no. Ho sentito nominare, ma non l'ho mai visto. Minchia, quello è proprio... Io la terza stagione... Tu l'hai visto? Sì. La terza stagione ho dovuto vedere tre volte per capirci qualcosa. È incredibile. Troppo imparbugliato. Dico, ci sono anche scene brutte, vero? Molto brutte, sì, molto. Mm. Però... L'ho guardato un mio amico. Io non l'ho mai visto. No, però è figo, cioè ti prende, eh? Poi un altro cartone non molto vecchio e recente che ho visto è Sword Art Online. Qual è? Sword Art Online. No, quello non l'ho visto. Ah, quello ho visto. È lui che entrava nella realtà virtuale. Bravo. E ci rimaneva in coma. Bravo, bravo. Vabbè, comunque non riusciva ad uscire. Che l'unica cosa che non ho progettato il gioco a posto. Io sono poco, come si dice, sono poco manettone di internet, quindi. Ma sai che non sono riuscito a vedere quello? La seconda serie. Sword Art Online? Non l'ho vista neanche io la seconda. Bene. Perché c'è una seconda serie. Un altro cartone che mi è piaciuto solo la prima serie, ma poi dalla seconda in poi per me non esiste più, è Yu-Gi-Oh! Ma... No, io non l'ho mai visto, perché non mi ha mai... A me lo sai quella che mi piaceva? Un po' tutte, però sai quella che mi piaceva? Quella con le moto. Non... Finché c'è stato Yugi, Seto Kaiba, tutti i personaggi lì piaceva. Poi è diventata una... un po' cacciola. Neppure no, era perché hanno dovuto fare qualcosa per il fatto mai... che vendevano le carte, no? Certo. E come le carte vendevano a profusione, le compravo pure io. A me sai che cosa mi ha attirato veramente come cartone animato? Naruto. Sì. L'avete visto? Sì, io, però mo fanno un'altra. Credevamo tutti che era finito e mo fanno una nuova serie. No, però lavorando... io non ho mai visto. Ecco, mai visto tutto, sto cercando dove vederlo. Però sai perché mi piacerebbe vederlo tutto? Perché realmente si ispira a delle scritture giapponesi. Cioè, sì, lì, no, veramente, lì veramente tutte cose prese da qualche storia, capito? No, quella veramente ogni casata aveva il loro stile di combattimento. Certo. Che poi hanno mandato. Cioè, tu, per esempio, se vedi il clan di Hinata, come si chiama? Il clan Hyuga, quelli che avevano il Byakugan, che si facevano gli occhi in quel modo. Hinata, quella che poi si sposa a Naruto. Sì. Quella, per esempio, fa vedere che la storia, lei, l'arte marziale si tramandava da padre in figlio, che poi c'era la casata principale, la casata cadetta. Sì. Sono cose reali comunque in Giappone, se esistite veramente. Oh, io ti ho perso di nuovo, Fabri. Tu, Marco, stavi davanti a me. No, ti vedo io. Ah, beh, se mi sono allontanato un po', ma io non ho mai accelerato, sono sempre andato alla stessa velocità. Sei proprio sparito dalla mia. Sì, sono tornato di nuovo in coda, porca miseria. Ora, l'altra sera mi sono visto un film, si chiama A Quiet Please, un posto tranquillo, mo esce il secondo. Su Amazon Prime me lo sono visto. Comunque un altro cartone che mi piace, che ho abbandonato sempre perché è troppo lungo, ma quello è veramente infinito, One Piece. Ma quello te lo stavo dicendo. No, One Piece io ho rosicato. Per esempio su One Piece su Mediaset non hanno mai fatto la fine. E infatti sì, a un certo punto se bloccano e tornano indietro. Allora ci sarebbe un portale dove vedere tutte queste serie, si chiama Crunchyroll, non so se lo conoscete. È tipo lì è tutto anime, alla fine l'abbonamento costa 5 euro al mese. Però ci sono tutte le anime, sì, Crunchyroll si chiama, lo puoi scaricare pure dall'Apple Store o
dal Google Play Store, si chiama proprio Crunchyroll. E lì ci sono tutte queste serie, ma tanto offline. Tu sei offline? Sì, io mi fermo e esco e rientro. Ok, allora ma Gatto Picchio, tu mi vedi? Sei dietro di me? Sono 88 km, voi? No, io vedo Dab. Sì, ti vedo, ti vedo. Io sono a 80 km. Sì. Va, però... E rientra così fa una foto, perché... Sì, ma io mo mi... Allora, però, mi fermo, no, quando rientri, Marco, tira dritto. Ti vediamo alla fine. Ma perché? Perché fare questo scherzo qua, li mortacci su? Beh, tanto, dai, aspettiamo alla consegna. La consegna dove? La consegna dove era? Alla? Però aspetta. Ok. Però aspetta. Mi viene un nervoso questo multiplayer, veramente. Siamo arrivati a Vienna. Stanno un sacco di serie di... L'unica cosa che mi fa incazzare tipo di Netflix è che tu cominci a vedere una serie TV, ti arriva tipo alla penultima stagione, pure l'ultima stagione non sai dove andare a vedere. Tipo così con Kengan Ashura, con Baki, con 100, con quella, sì, che non ce l'hanno tutte, non, tipo arriva alla penultima, l'ultima stagione non sa dove andare a vedere. A me sta cosa mi fa arrabbiare in una maniera incredibile. Chissà se perché forse non sono riusciti ad acquistare i diritti di visione o di pubblicazione, me, tipo per esempio Riverdale era una serie che ci stava per io e mia moglie su Netflix. La quinta stagione ce l'hanno su Amazon Prime, cioè no, su Infinity. Ah, cioè, capito che storia? Cioè, sì. Ah, ecco perché. Ah. Perché qualcuno se compra le serie. Chissà se lo fanno perché ci sono gli appassionati. Mi sa che io ho finito. In che senso? Non mi fa entrare. E io mo t'ho visto, dice Marco Antona e. Sì, capire turne di Conte. Ma io chi c'ho che dietro di me? Sì, me. Aspetta, mi sono fermato un attimo. Ti si tanti o qua c'è il semaforo rosso. Allora. Sì? Dove era io? Alla Prosper? Ok. L'API ha restituito contenuti non validi, mi dice. Cosa vuol dire? Il NAT. Il NAT sulle impostazioni del router, del modem. November Alpha Tango, NAT. Abbiamo perso Marco. No, sono qua. Ah. Ma stasera non mi è piaciuto tantissimo. Non siamo riusciti a viaggiare insieme a poco e niente. Oh, niente, non mi fa entrare. E prova a riavviare il computer, vadas boh che. Ma almeno devi rientrare almeno per fare la foto. È questo, dico, nel frattempo lui riavvia il computer. Non abbiamo fatto un cacchio, sì, ma almeno la foto, famola. E infatti, se non mi fa rientrare. I sopravvissuti. Un coppo vaporette senza fobigliette. Ce ne ha mai schifo per passare Pasquette. Ci siamo portati l'ove o casatiel. Mamma ci ha fatto e salsicce che friariel. Salsicce e friariel, casatiel, mamma mia. Omonimo, basta che vai su YouTube e scrivi Tony Tammaro il rock dei tamarri. No, quell'altro che mi hai detto che era Fiera dell'Etna. Sì, alla Fiera della casa.
Alla fiera della casa, per 1000 lire, il popicorno papà mi comprò. E mi fermo qui, non voglio fare spoilerare. Ma pensare che mi sembra detta così, qualcosa del genere avevo sentito. Sì, probabilmente l'avrai almeno sentito. O almeno sta strofa avevo sentito. Te l'ho cantato io prima. Sei arrivata alla 1000 lire, ma non ricordate. Oh Fabri, dimmi. Ma gatto picchio. Dimmi. Ma quel tipo che si vedono un sacco di meme su questo qua, che parla romano e Claudio, forse è pelato, un po' ciacciotto. Non mi chiama, tanto non ci posso venire al lavoro, sono malato. E io che te posso fare? Posso cantare una canzone. Ma tu l'hai mai visto per Roma quello là? No. Capito chi è? Quello un po' ciacciottello. Sì, ma non mi ricordo chi è, non ce l'ho in mente. Invece Fabri, vediamo se tu riconosci. Ernè, andiamo a mangiare la pizza, Ernè. No, queste, alcuni di questi personaggi così non è che li conosco tutti, diciamo, conosco Tony Tamara perché è un artista. Sapete, a Napoli è virale. Ernè, andiamo a mangiare la pizza, Ernesto. Un donnega, non donnega. È la bucchino, che è la grande bucchina di uomo. Live. Eh? Porca zozza. In live. Raga, oh, vabbè, tanto io i video dei convogli metto sempre il limite d'età più 18, quindi non è un problema. A 17 a 18? No, da bambini a 18 metto. Mi dispiace, raga, avevo proprio rimasto. Tu metti da bambini? No, non ti preoccupare, no, soltanto quando sto, quando diciamo così, non ci sono parole particolarmente, diciamo così, un po' più swank, allora metto per tutti, altrimenti poi metto più 18 e sto tranquillo. Oh, ma l'ha fatto questo? No, ma non ti preoccupare, è tranquillo, perché tanto è durante una chiacchierata può capitare che uno... No, io ho proprio rimosso, scusate. Ah, non ti preoccupare, tranquillo. No, vabbè, ma chiacchierando si rimuove lì. Capita. Capita pure a me ogni tanto di... di nello scherzo, nella burla, di non essere clean. Ma è normale, capita, no, a chiunque. Ma più che altro uno dimentica di stare in live. E comunque questo Iveco Astralis away qua, non so per chi, ma io ho detto che non era male. Ma quando vede questi due Volvo davanti, guarda come fa la penna. Io non lo so, io accelero e quello alza il muso. Fa la penna. Alza il muso. Accelero e alza il muso. Guarda come fa l'aggressivo. Calma, calma. Io sto arrivando. Stai buono. Noi stiamo pure noi, stiamo a Bratislava. Mamma come piove da me, da voi non lo so, ma... Qua no. Nel mio live qua piove tantissimo. Ma qua fortunatamente io l'ho acchiappata all'inizio, l'acqua e la nebbia. E nel mio server piove tantissimo. Oh, comunque quando migliori graficamente, giocare poi con la visuale interna è bellissimo. Eh sì. No, ma poi... No, poi TS devi giocare solo con quella. No. Oh, vabbè, a me vedere l'esterno veramente, cioè, mi sembra di godermi più il carico quando lo quando so, però non si può giocare, è brutto giocare con quell'esterno. Beh, l'interno è più realistico. E molto. Mamma come piove. Gatto picchien, ya? Yeah? Capato. No, io volevo savoir l'indiris. Ya? Yeah? Alla fine cosa abbiamo fatto? Tutti rossi appiati. Fabri, basta dietro a me. Sì, ma c'hai spazio per fare manovra. No, io sapevo
sapere da te se stavi dietro. No, no, sto in... Mi sono incastrato. Ah, questo c'è il... Ma perché fa così? C'è il retrotreno sterzante, devi andare dritto, devi provare a superare il... Prova a prenderla più larga la curva, aspetta, mo mi sposto. Vai. Oh, l'hai sfiorato il guardrail. Ok, io sono arrivato a destinazione. Ma che dobbiamo girare? Sì, destra e poi qua. Sinistra, sì. Allora, io posso lasciare... Dobbiamo fare la foto, sì? Sì, aspettiamo Marco che entra. Sì, consegna. Sì, no, sì. No, lascio il rimorchio, io non ho nulla da consegnare. Ok. Più avanti. Quindi quel messaggio là che mi ha dato era un problema del NAT? Più andare a sinistra. Se hai detto NAT, sì, dovresti provare a riavviare il router. Mannaggia la miseria, mo' gli ha preso pure a cambiare con per cose. E se fa perdere tempo. Non mi ha scritto NAT, mi ha scritto API. API? Ah, è l'applicazione allora. Un tono che non era primo. Alfa Papa India? Cambiare di più al ripartito. È l'applicazione se api come il vecchio distributore di benzina. Boh, comunque ho fatto cambiare di più al modem ed è ripartito. Ah, ok, allora era il problema, era lì. Ci sono? mi sa che devo prendere una VPN per giocare con il 4G. Ah, quanto è bello il Volvo con le luci accese. Perché l'IP privato, se lo sapevo prima, prendevo un'altra scheda, ormai ho preso questa. E l'IP pubblico non ce l'ho. Ah, e vabbè, quello che riesci a fare. Quando scadono i 2 anni di contratto ne faccio un'altra che ha l'IP pubblico. Ma tu prova a prendere... Dicevi Fabrizio, ma tu prova. Ma tu l'antenna già l'hai comprata? Sì. Ah, vabbè, allora no, non ti volevo dire, prendi la direttiva per essere sicuro. Raga, andiamo al meccanico. Ma prende bene la linea. È l'IP che mi si aggancia che non va bene. Ah, ho capito. Mi prende un IP privato invece che pubblico, quindi non è raggiungibile dall'esterno, capito? Non vorrei che sia quello che mi dia problemi. Può darsi pure. Proviamo un posto dove fa sta foto. C'è il Mercedes qua, il concessionario a sinistra. C'è uno che mi ha fatto il pelo e il contropelo, cavolo. Aia. Vabbè, fra 2 anni che adesso che ho fatto mi faccio un altro migliore. Io sono passato la Wind, però. Io sto la Wind. Non ti trovi? No, non è che io ho dovuto, per avere un po' più di velocità, perché da me è la fibra, ho dovuto mettermi quella col 4G. Ho messo l'antenna sul tetto. Raga, affiancatevi. Almeno i miei 100 megabit ho. DSL non ci può più fare. Marco? Ci sono quasi, devo fare uno scherzo. Vieni a fare la foto? Eh? Come siete messi? Nelle... Ah, mettete là? Nei parcheggi qua, ci troviamo. Io lo faccio così, vabbè. Tu vuoi... aspetta, ah, con la... ah, magari con la concessionaria dietro. Ah, sì, sì, ah, ok. Però... Okay, facciamo questo. Allora, dai, perfetto. Sto arrivando, Vai, Marco. Se non arrivi tu qua, siamo come le canne da pesca senza l'esca. Ce la giri magari faccio il parcheggio veloce. L'ho fatto pure il parcheggio veloce. Solo che ci dovremmo spostare un po', secondo me. Ma più avanti? Si vede... no, sai perché si vede qualcosa del camion. Vale. Lo stemma verso là. Ah, ok, ma non c'è più. Ok.
capito, quello della concessionaria dice. Te l'ho sotto io, non ti preoccupare. Dove andate con Scania e con Scania? Guarda quanto è bello il Volvo, quanto è cattivo, quanto è grosso, è proprio mastodontico. Ragazzi, ma voi la paint job la riuscite a vedere, quella del mio mezzo? Mi faccio un po' più avanti, così. Bellissima, sì, io l'ho vista. Ma quella è di... il paint job che c'è tu è... Quello dell'Iberia. No, questa è quella... della Liberia, quella lì, come si chiama? Sì, Cruising Iberia, l'evento. Ma quella lì tutti riescono a vederla. Ah, ok. C'è il LC, sì. No, quello è un regalo dell'Iberia. Io non l'ho ancora finito, mi sembra che a luglio c'è tempo. Sì. Devo mettermi dietro, però non mancava. Però, ma io mi devo spostare con... cioè, per fare la foto, io so, quello più scuro mi metto alla fine o sto bene in mezzo? Oh, stai bene così. Ma tu stai bene in mezzo. Ok, perfetto. Allora. Chi la fa? Beh, il maestro. Marco, ok. Il maestro delle cerimonie è Marco qua. Sì, ma il mio Volvo è sicuro in mezzo a Silvio Scania. Colui che ha preso in mano il tipo un Volvo. Sì, ma in tutto questo però il miglior camion questa sera è stato l'Iveco, senza offesa per voi. Io sono proprio innamorato del Volvo, capito? Proprio capito. Non l'avevo capito. Non te muove? Ma chi è che si sta muovendo? Nessuno. Davanti alla concessionaria del Mercedes-Benz neanche un Mercedes. Neanche un Mercedes, sì. Era proprio quello che c'era.